qua là, che io poi alle 8 torno, faccio il turno notturno. Pure io riprendo. Madonna! Oh, madonna, le gambe! Si mangia! Ah, sì, sì, sì. Ehi ragazzi, se mia moglie mi ha fatto di nuovo il panino con la mortadella, io mi ammazzo. Esagerata. Sono 10 anni, ogni giorno il panino con la mortadella. Vabbè, vabbè. Si parla, si dice. No, dire. No, mi ammazzo. Ehi, ehi, mortadella. La pistola. Che vuoi? Dammi la pistola. Esagera, la pistola. No, no, mi devo ammazzare, dammi la pistola. 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 Come i bambini. Dammi, io mi devo ammazzare. Tieni la pistola, vieni. Allora, tieni. Ehi. No. Oh, Peppi. Oh, oh. Ma questo è sparato per me. Ma tu ghiacciato sta? Sì. Per un panino con la mortadella. Ma non l'ha detto e l'ha fatto. Come si fa? Come si fa? Però aveva ragione. Aveva ragione, Peppino aveva ragione, povero uomo. Dai, 10 anni il panino con la mortadella tutti i giorni. E ci vuole un coraggio. E invece dice, la moglie proprio si è messa come la zecca. Ma che ti devo dire? Ehi, sai che ti dico? Se nel mio panino sta la mortadella, giuro che io mi ammazzo come lui. Dai, non dire che se mia moglie mi ha fatto il panico mortale, muove, muove. Vabbè, dai, ci sta, non è... Mortadella. Stasera ne parli, dai, non la lascio stare, mo. Io sono un uomo, le promesse mantengo. Peppino, ti sto raggiungendo. No, dai, no. Tutto per uno. Dai, no! E dai, due amici li hai persi per la mortadella. Ma no. Ghiacciati stanno. Pur freddo. Sapete che vi dico? Tutti per uno, uno per tutti. Se anche nel mio panino c'è la mortadella, vi raggiungo, ragazzi. L'ho detto, lo devo fare. Dammi la pistola. Dammi. Madonna, già rigido sta. No, sta pistola. Non voglio sentire. Aia! Grisuco me era bravo a fare il pompiere. Me lo poteva dire il mio piccolo Grisuco che non gli piaceva la mortadella. Da 10 anni gli facevo sempre il panino con la mortadella e si è ammazzata. Si è ammazzato. E io che devo dire al mio cannoniere? Ha aperto il panino, ha trovato la mortadella e si è sparata. E me lo dicevo! E te lo dicevo! Scusa, ma perché la signora non piange? Perché? Perché ne sua moglie lo chiede. Niente. Scusate, signore. Che c'è? E voi non piangete. Scusa, la signora là perché piange? Io piango perché gli ho fatto il panino con la mortadella e si è ammazzata. E lei perché piange? E lui gli ho fatto il panino con la mortadella e si è sparato. Appunto, scusa, e io perché devo piangere? Il panino, lui se lo faccio io. Neanche la soddisfazione di fargli il panino.